Tra le mani ho la Cassiopea XCT. Questo è il modello da 4,5 m da 200 grammi. Un'altra nuovissima, catalogo 2019 a trabucco. È in tre grammature disponibile, 130, 160 e 200, e 4,20 m oppure 4,5 m. Prima di passare a qualche caratteristica di questa canna, volevo darvi qualche consiglio sulla scelta della canna in base al lancio. Nel senso, perché la trabucco fa 4,20 m, 4,50 m? Diciamo che per chi deve ancora imparare una tecnica di lancio valida, scegliere una canna da 4,5 m consente comunque di raggiungere ottime distanze sfruttando la leva lunga. Quindi il consiglio che do io è sempre quello: per chi non ha ancora una buona tecnica di lancio, di portarsi sulla 4,50 m. Chi invece riesce a lanciare discretamente con un piombo angolato può puntare sulla 4,20 m. Questa serie di Cassiopea delle tre pezzi è dotata ovviamente anche del sistema twist free che ho già spiegato per la due pezzi, e ha anche il sistema X-Joint. Vedete qua il logo? Il sistema X-Joint, oltre al nome, volevo farvi capire in cosa consiste. Il sistema X-Joint consiste in una particolare disposizione delle fibre di carbonio in corrispondenza dei giunti, giunti che sono notoriamente il punto debole di tutte le canne, soprattutto quelle in tre pezzi. Con questo sistema cosa succede? Che in corrispondenza dei giunti, con questo sistema viene distribuita la potenza sul resto delle parti della canna, quindi la canna ha una piega perfetta perché la potenza è perfettamente distribuita, ed eliminiamo quello che è il punto debole di una canna a innesti, cioè il problema dei giunti.